Ciao, benvenuti nella magica atmosfera del salottino viola che oggi è un po' più cupo del solito. Se avete anche voi a casa questi, attenzione alle luci, sacchetti, non so perché divento scura, amici, non ne ho più pallida idea, però questi sacchettini per l'aspirapolvere che si usavano soprattutto una volta, adesso ci sono le aspirapolvere che si puliscono direttamente. Ok, io ne avevo una scorta, ne ho ancora una scorta e ho deciso di riciclarli insieme a voi per fare un portaoggetti molto semplice. Sono fatti di carta, è vero, però è una carta molto resistente, quindi un portaoggetti per il mio studio, secondo me, ci esce tranquillamente. Segue breve tutorial, mi raccomando, amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche. E se volete diventare miei mecenati, mecenati di questo canale, non dovete fare altro che offrirmi un caffè come scritto nell'info box. Ecco, questi sono i due sacchetti più grandi che utilizzerò come base. Con un bastone, io avevo questo e l'ho riciclato, è un bastone di bambù, ma è possibile anche utilizzare un bastone di legno oppure il classico bastone per le tende con il supporto adatto, i supporti adatti. Allora, innanzitutto segno il punto in cui cadranno i chiodi, o meglio in cui saranno infissi i chiodi, ed è un punto, come vedete, all'esterno dei sacchetti, ok? Le capocchie devono poter passare agevolmente da questi fori, le capocchie dei chiodi. Questo è il muro, il mio bel muro scalcagnato su cui riporto le misure esattamente come devono essere. Poi forate con il trapano oppure col Dremel oppure ancora con un succhiello a mano. Non fate un foro passante se anche voi utilizzate il bambù oppure sarete muniti, immagino, di supporti adatti per i bastoni delle tende. A questo punto studiamo una possibile struttura. La mia è questa, i due sacchetti più grandi in alto e poi sotto i sacchetti più piccoli con quello centrale che si sovrappone agli altri sacchetti. Poi c'è il bastone naturalmente già forato, ci sarà uno spazio per fare il risvolto che deve contenere il bastone con i due fori. Questi sono i due chiodi che vi ho mostrato prima e naturalmente dobbiamo eliminare queste parti in plastica che vedete perché danno un po' fastidio. Quindi farò un taglio che è rettangolare in questo caso ed è, vedete, su tutti e due i pezzi, mentre sui pezzi più piccoli il taglio sarà di tipo triangolare, così potrò eliminare queste parti in plastica che a me non servono. Allora adesso con la matita piano piano disegno le parti che vanno tolte, vanno eliminate. Naturalmente questo è un tessuto di carta, ci sono alcuni problemi di tenuta, anche se non molto gravi, nel senso che i sacchetti, come sapete, quelli della raccolta, diciamo così, della polvere, sono molto forti. Però si sfilacciano comunque anche questi sacchetti, quindi troveremo un modo per rifinire questi tagli a vivo che sto facendo. Adesso vedrete come. Intanto tolgo le parti che non servono dai miei sacchetti in questa maniera. Ecco qua. Abbiamo finito. Allora, adesso bisogna provvedere alla prima cucitura. Questi sono tutti e cinque i sacchetti. Allora, la prima cucitura sarà questa, tra i due sacchetti principali. Si tratta di un punto normale, punto diritto, nulla, nulla di più. Vedete, in questo modo. Adesso applicherò per primo il sacchetto centrale e poco sotto, vedete, gli altri, almeno io ho scelto questa disposizione. In questo modo, parto dal sacchetto centrale e lo cucio. In questa maniera. Lascio 1 centimetro da una parte e dall'altra per poter mettere al di sotto appunto i sacchetti laterali, come vi avevo detto. Eccoli qui i sacchetti laterali.
uno e poi l'altro. Questo è il risultato finale. Siccome appunto mi sembrava un po' povero come risultato, anche se abbiamo appunto utilizzato della carta tessuto, ho deciso di mettere un'applicazione. Dunque, qui c'è una cosa da dire. Io utilizzerò della colla. C'era ovviamente la possibilità di cucirli, che è anche meglio, però mi trovavo un po' in difficoltà perché in alcuni punti non sarei riuscita a passare per bene con l'ago. L'ago non avrebbe trovato spazio, quindi ho usato questa colla e ho portato avanti il lavoro con questa colla. Voi siete liberi di decidere come fare. Questa è una colla Pattex che ha anche una certa flessibilità sui tessuti. È trasparente, è adatta appunto ai tessuti, va fissata come io ho fatto, ho dovuto fissarla con degli spilli, questo è il risultato finale, perché il problema di questa colla è che bisogna attendere perlomeno mezz'ora prima di togliere il peso o gli spilli dal punto di incollaggio. Notate che nella parte superiore non ho messo ovviamente nessuna passamaneria. È arrivato il momento di fare lo spazio, di cucire il risvolto per il bastone. E così faccio in questo momento, vedete? Ecco fatto, anche il risvolto è preparato. Non mi resta che applicare, che posizionare sul muro il mio porta oggetti, che è finito. E voilà! Grazie amici per aver guardato questo tutorial, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi il martedì wire, il venerdì do it yourself, non è detto che non compaia anche qualche altro video, però attualmente il canale è strutturato in questo modo, vi aspetto martedì per il wire, vi aspetto venerdì per il do it yourself, grazie per avermi seguito, ciao!